Buon pomeriggio e benvenuti a Bistrò 2.0 per una nuova puntata. Presentiamo subito gli ospiti, a partire da Simone Racioppo, nostro stilista. Ed eccola qua, Giulia Mancinelli, la nostra make-up artist. Buon pomeriggio. E modella, anzi indossatrice. E la nostra fashion blogger, Jessica Peacock. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Allora, noi questa settimana abbiamo approfondito diverse cose, tra le quali ovviamente ci occupiamo sempre delle tendenze primavera-estate, perché avevamo presentato le tendenze di quest'anno dell'alta moda, per poi andare a vedere insomma qual è il risultato per il prêt-à-porter, perché ovviamente la nostra curiosità è sì, ovviamente l'alta moda propone dei capi particolarmente lussuosi, particolarmente particolari, anche insomma appariscenti, vediamo quanto prêt-à-porter riporterà le stesse tendenze. Dunque, noi abbiamo fatto una bella visita a una splendida boutique di Francavilla, fra un po' insomma ve la facciamo vedere. In particolare ci siamo serviti di un'indossatrice insomma che ormai è entrata nei nostri cuori, che oggi vediamo. Anzi, Jessica, mi commenti l'outfit di Giulia? Sì, allora, Giulia ha indossato un top borchiato e insomma sì, con delle borchie e delle applicazioni metalliche, su un cardigan bianco e nero con dei risvolti di pizzo, su un pantacollant nero semplice, impreziosito dal dettaglio delle scarpe completamente borchiate, molto belle, e con la fascetta pantal. Mi fa morire a me il cerchietto, io lo chiamavo anticamente, cerchietto. Non si chiama più così, però è bellissimo. Molto carino. Molto bon ton. Molto bon ton. Poi ovviamente gli accessori, noi diciamo sempre, fanno la differenza, ovviamente poter giocare con gli accessori anche per i capelli, insomma lei ha giocato con le righe, con il bianco e nero, bellissimo. Allora, noi, eccolo qua, guardate quanto è bello. Vabbè, che dobbiamo dire? Mi parli dell'outfit di Simone Racioppo? Attenta a come parli dell'outfit di Simone Racioppo. Simone Racioppo è impeccabilmente vestito oggi pomeriggio, più degli altri, con queste nuance candide e rossolacca sia sulla maglietta che sulle scarpe, che ci lasciano insomma a bocca aperta, perché non potrebbe essere il contrario. C'è anche il bracciale, la collana. E brand. La collanina nascosta magistralmente da Gilberto Marinazzi in regia. Quando non sai dove mettere il microfono, la regia sa trovare una soluzione. Sempre. Allora, in particolare, insomma, noi abbiamo detto, abbiamo fatto questa passerella perché l'idea era questa. Gli abiti che hanno più o meno lo stesso concept, perciò colori, stampe, fantasie, in due versioni. Due modelle a nostra disposizione. C'era anche Simone, ovviamente, perché poi mica ci siamo limitati a fare gli outfit. Giulia ha sfilato per noi, perché ormai l'abbiamo detto, lei è indossatrice, truccatrice, sa fare tutto. Poi io vorrei anche sottolineare la differenza tra modella e indossatrice, perché è una bella differenza. Indossare un capo perché lo sai, lo senti addosso, quello che insomma Simone spesso si accorge nelle sfilate quando la modella non se lo sente il capo addosso. Sì, e quindi l'abito non rende. La modella poi secondo me è più la foto, chi è fermo, insomma, che mantiene una postura, giusto? Sì. Poi una curiosità, Giulia, ma tu hai fatto corsi di portamento, hai fatto qualcosa in particolare per prima di andare in passerella, oppure è tutto naturale? Ho fatto qualcosa con Simone, ma quando avevo 13-14 anni. Un corso di portamento. Perché tu hai iniziato presto, vero? Sì. Ti è sempre piaciuto? Che era già l'asilo quasi. No, io ho iniziato a 13 anni, la prima sfilata con lui. Ah, vi conoscete da tantissimo? Sì, nel 2001 la mia prima sfilata e lei la sua prima come modella. Benissimo. Insomma, noi adesso vi facciamo vedere un tuffo nell'alta moda, diciamo, nelle cose belle, non saprei come dire, perché devo dire che come sono entrata in questa boutique, insomma, ho dato poca attenzione a chi c'era dentro e moltissima attenzione a quello che era appeso. Poi ovviamente noi lo commenteremo in studio. Jessica già sta fervendo perché lei non c'era. Perciò io sto già guardando i maxi schermi. per sapere che cos'è. Allora, insomma, vi facciamo vedere questa carrellata di outfit, di passerelle e anche di accessori che sicuramente, insomma, lasceranno tutti a bocca aperta. Vediamo il primo video. We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? I mean, really, when you really sit and think about it, isn't it really, really nice?
lately feel myself slipping more and more ways. That super world of my own. Nobody but you and me. We've got it together, baby. Avete visto il defile personalizzato, ce l'hanno fatto soltanto per noi. Ringraziamo Giulia che ce l'abbiamo qui in studio, Valentina che era l'altra indossatrice che ci ha prestato insomma il suo tempo e la sua pazienza, e poi un saluto che insomma l'avete vista inquadrate, Diana e mi sono scordata già l'altro nome, Melania, scusate. Avete visto quanto sono belle, insomma, da dove guardavi. Ecco, io mi sono un attimo persa nei meandri del negozio, perché ovviamente Jessica, tu? Io anche, sono letteralmente impazzita per gli ultimi due outfit, quei total white, meravigliosi. E infatti vedi che io, quello che ti volevo chiedere, di tutte le proposte di cui abbiamo parlato prima, insomma, di arrivare alla primavera, in realtà quante sono state riportate nel prêt-à-porter? Abbiamo visto i pastelli, colori della frutta. Abbiamo visto i colori della frutta, abbiamo visto le fantasie floreali, abbiamo visto, come si dice, le pennellate di colore. Quei famosi abiti dipinti a mano. Poi abbiamo visto il total white, che comunque è quello candido e più forse come te, quello candido e forse più. Eccole qua, Melania e Diana, le salutiamo tantissimo. Anche il bianco e nero, che comunque ritorna sia nei vestiti che nelle scarpe, che tra l'altro sono tutte fenomenali, bellissime. Sì, molto bon ton. Sì. E in questo negozio, diciamo, porta avanti un concept che io adoro, che è borchie sì, ma il giusto. Borchiato sì, ma con stile, non eccediamo. Sì, nelle gusto, infatti. Sì. E, insomma, mi è piaciuto molto. Complimenti, insomma. Sì, poi comunque Diana ha molto molto buon gusto, perché comunque non è facile scegliere tra le tante collezioni che ci sono, perché comunque ci sono molti molti outfit nel suo negozio, quindi, cioè nella sua boutique, quindi non è comunque facile queste scegliere. Queste sono le stampe, sì, che tu dicevi colorate. Facciamo rivedere questa immagine qui in modo tale che
E questi sono colori pastelli, sono molto chiari, perché ovviamente diciamo che, come diceva Jessica l'altra settimana, forse il fluo è stato spodestato dal pastello. Sì. Eh? Ma più che del pastello, anche se un colore è forte, non è fluo, cioè non ti salta all'occhio come fosforescente. Eccole qua, questa è pennellata, abbiamo detto, fantasia pennellata. Sì, puoi vedere. Bello. Che questi sono comunque colori molto accesi, ma non hanno nulla di fluo. Ma anche il mood della felpa, che dietro è di raso, sì, quindi seta, è un sì. Più delicato. È un casual molto raffinato. Poi ovviamente c'è anche la parte casual, abbiamo visto i pantaloni tutti qua, queste scarpe ci hanno fatto innamorare, sì. Sì, scarpe in tulle, pizzo, bellissime. Tutte in realtà. Le vedo molto bene su un vestito burlesque di Simone, sai, bianco, nero. Sì, perché bravo, comunque sono di tulle. Poi abbiamo visto anche il pastello, i pantaloni. Ecco, che ne pensate di pantaloni colorati? Perché non è facile indossarli, eh? No, ci vuole comunque una giusta fisicità e anche il giusto abbinamento. Sì, non pantaloni è per colorati tutti. Tu li usi? Ti piacciono? Io non li uso e non mi piacciono addosso alle persone, diciamo, uso il termine robuste, ma anche, cioè, formose. Insomma, sì, li preferisco addosso alle figure un po' più etere, piccole, esili, sì. Tipo Giulia. Tipo Giulia, tipo te. Tipo insomma. Me no. Comunque abbiamo visto, perché in realtà quest'anno, poi ne parlavamo anche con Diana, non solo la primavera ma anche l'inverno è stato un inverno colorato. Molto. Sperando che poi possa essere una tendenza che si può portare avanti nel tempo, perché comunque anche l'inverno sono belli colori, no? Abbiamo detto. Sì, poi dà comunque un po' più di ottimismo. Allegria. Anche, che ce n'è bisogno. In tempo di crisi si usano più colori, sì, infatti è si vero, producono sì. più colori. Sì. E in questa circostanza, insomma, abbiamo visto questa sfilata. In particolare, l'altra volta c'era Anastasia con noi e mi ha detto Simone che Giulia è una che non si accontenta, nel senso che comunque è molto critica. Sì, sì, Giulia è molto critica, sì. Sulle, insomma, abbiamo detto sulle altre indossatrici. Sì, cioè, sì, tu ha comunque hai un occhio, diciamo, un po' più professionale, quindi è comunque un pochino più critica. E Anastasia è il top, quindi... Però quello che mi chiedo, per chi ha, insomma, questo tipo di esperienza, nel tuo caso, qual è una cosa che noi non ci accorgiamo, però non dovrebbe fare una modella, e tu ne vedi un errore che vedi spesso in passerella? Guardare a terra. Guardare a terra, camminare in modo impacciato, con insicurezza. C'è questa falcata troppo grande, come se devi arrivare ad un posto in fretta e andare subito via. Quello lo fanno spesso appunto per l'ansia di uscire dalle quinte e tornare immediatamente dentro. E come ha detto Anastasia l'altra settimana, è importante l'ingresso, il durante e l'uscita, sì. Sono tutte Fino cose essenziali. Quando la modella sparisce. Invece la maggior parte delle volte le ragazze fanno solo il durante. L'ingresso e l'uscita un po' come... Sì. Come capita? Un po' come gli pare. Simone, sempre gli eufemismi. Che volevo dire, ma in particolare noi non l'abbiamo detto, però l'abito che indosso oggi è sempre uno della collezione di Simone, l'avevamo visto sfilare. Io la prima volta che l'ho visto è stato alla sfilata di Megalò e me ne sono innamorata. Questo è lunghissimo ed ha... spiegalo tu che sei lo stilista, per favore. È un abito in pizzo francese con delle applicazioni in tulle plissé e poi ha la gonna tutta in chiffon in seta ed è un abito stile nude look, molto adatto Questo alle pizzo tue francese. Sì, pizzo francese, sì, molto adatto comunque alle forme giuste di una donna come le tue. Volevo ringraziare Simone con un bonifico più tardi. per quanto riguarda tempi. Per quanto ovviamente esiguo, perché quelle sono le mie capacità. E per quanto riguarda Jessica, notava invece, perlomeno è piaciuto a me, poi quando l'ha detto lei ho detto allora è una cosa particolare. Lei ha detto sembrano delle squame quelle che escono dall'abito. Sì, come sì. Le hai ottenute? Sì, e comunque l'effetto dello chiffon poi tagliato a vivo e poi ricamato con le paillette. Proprio tagliato lo chiffon e cucito sul pizzo. Perché a forma di squame, di esatto. Foglia, sì, 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 proprio questo effetto. Che poi appunto Jessica, da occhio critico della Eccole moda, qua, vedete che ha intuito escono subito. Su tutto l'abito. Sì.
Questo sì, è tulle? Quello è tulle plissé, invece il resto è chiffon in seta. E tagliato sono... proprio queste. E queste sono le branchiette del pesce? Sì. Quelle che luccicano sott'acqua. Poi ci sono delle piume nere, come mi ricordava Giulia. Le piume nere sono qua. Sì. Sì, sull'applicazione sul monospalla con le paillette, sì. Ovviamente asimmetrico come in pieno stile Simone La Cioppo. Sì, ovviamente. Perché da un lato c'è questa spallina sottile, dall'altro invece un po' più larga. Sì. Che Simone e fa... questo è un abito della collezione Il Vento di Miranda. Vento di Miranda, che salutiamo Miranda, sempre sì. Salutiamo Miranda. Noi sappiamo chi è, Miranda Priestley. Sì. A questo punto invece ci siamo occupati anche di make-up. Questa volta in realtà io non ho chiesto niente a Giulia, però Giulia ha visto l'abito, perciò dall'abito è partita per creare questo make-up. In particolare io quello che ammiro molto di Giulia è il fatto di riuscire a creare sempre espressioni diverse, cioè trucchi che esaltano diverse, in maniera diversa l'occhio, quando lo rende più sottile, più arabo, oppure quando lo approfondisce, quando lo fa più naturale, e anche la capacità di usare l'eyeliner, perché riesce a creare dei movimenti che, insomma, anche se uno ci prova da molto tempo, è complicato riuscire a realizzare un make-up di quel tipo. Allora, prima di questo noi abbiamo anche una sorta di errori, ovvero quale può essere l'incubo peggiore per chi va a una serata di gala, oppure se, non so, una star famosa va in a una serata importante, un red carpet, qual è, e ci sono insomma altre star donne, quale può essere l'incubo peggiore? Che due star abbiano lo stesso abito, sì. E capita spesso, sì, soprattutto se l'abito non viene fatto su misura apposta per la star, quindi può capitare magari di avere lo stesso abito, ed è comunque la cosa peggiore. Una comunque delle due deve andarsi a cambiare, o l'una deve ammazzare l'altra. E quando non si fa in tempo a eliminare la concorrenza, succede. No, però un'altra cosa che ho notato, adesso vedrete, non solo la stessa sera con lo stesso abito, ma anche lo stesso abito a distanza di tanti anni. Sì, con due magari star diverse, sì, è capitato spesso. Vediamo una foto, abbiamo un po' di coincidenze. Questo è il numero uno. Vi piace questo abito? Sì. Semplice. Guardate ora come diventa. Ah, oh, per l'amore di Dio. Bellissimo. Vi piace Kim Kardashian? Chi è Kim? Ecco. Sì, stile tenda. Lampadario? Lampadario. Ma anche pentola a pressione, voglio dire. Poi dico che ci mette questa... Quindi voi l'avreste sconsigliato alla Kim Kardashian? Sì, decisamente. Perché questo spieghiamo, nel caso in cui non sia commissionato a uno stilista, loro vanno in un negozio e lo comprano. Sì. Ma in questi casi poi ci rimette il produttore, perché no, ma immaginate un marchio lo che stilista, vede... Non ci fa una bella figura, come se l'abito tuo io poi magari domani lo faccio mettere ad una persona che ha magari ha comunque delle forme diverse dalle tue, e l'abito cambia comunque completamente, quindi io non faccio una bella figura. Perché no, ma soprattutto perché si potrebbe pensare che quell'abito sia stato fatto appositamente per quella persona, e dice, certo, com'è possibile che tu l'hai ridotto in quello stato quella persona, sapendo che lei ha delle curve particolari. Bravo, invece in quei casi è proprio la persona che prende l'abito per sì, propria iniziativa, magari lo va lo a comprare, compra, sì, e quando lo indossa poi ovviamente mani nei capelli. Ma classica comunque, sconvolta. Sì, sono sconvolta perché Kim non è la prima volta che ci casca così, perché nei tubini sta benissimo, però certe volte proprio non capisce quando un abito le sta bene e quando e no. E chiamala più spesso, magari darle alcune consigli a Kim. Casomai mi ci vado a prendere un caffè più tardi. Sì? Sì. Va bene, passiamo all'abito numero 2. Vi piace? Sì. È bello l'abito come questo stile. È molto color Alexander McQueen. Sì. Mm? Anche molto monacale come stile, però a lei sta molto bene. Perché ha un fisico? Molto esile. Andiamo a vedere il numero 2. Ecco. Ecco, yeah, l'albero di Natale fucsia. Si cambia completamente. E ovviamente i capelli sciolti con la gonna a ruota aperta, mentre nell'altro caso era... Sì, quindi chiude ancora di più. Chiude... Poi, lei mi sembra più bassa, e la foto è stata fatta dall'alto, invece l'altra era una ripresa dal basso. Forse era una foto fatta da me. No.
Vedi che dopo mesi e mesi capisce. Andiamo a un altro look per due. Fantastico. Wow. L'abito è meraviglioso e su di lei sembra cucito apposta. Probabilmente se l'è fatto. Sì, se l'è fatto. Non credo, perché altrimenti non ce ne sarebbero due. Vediamo la numero due. Orrendo. Si è spaventato anche il nostro regista in studio, devo dire. Ha fatto un sussulto. Sì, ha dei, comunque dei fianchi troppo larghi per questo tipo di abito e non la fascia bene. Le mette in evidenza comunque i punti peggiori del suo corpo. Quella era elegante, no. Qua sì. Sembra hippie. Sì, molto hippie. No, qui sembra proprio una camicia da notte. Sì. Jessica è sconvolta e anche un pochino arrabbiata, devo molto. Dire. E poi appena finita la trasmissione chiamerà anche quest'altra nostra. Andiamo avanti, vediamo, perché ce ne sono alcuni che sono veramente da... Ecco. Questo abito verde. Questo l'avevamo visto, vi ricordate? Molto bello. Il famoso velluto verde. Questo sì. È di Gucci, se non sbaglio. Guardate dopo che succede. No, vabbè... Però succede. Cioè, ha comprato lei l'abito oppure, come dici tu, ha gli specchi di legno, perché cioè. Sembra la mamma di Stifler di American Pie. L'abito diventa orrendo e lei è ancora peggio dell'abito. Sembra un'alga. Sì. Poi il velluto non aiuta affatto. No, sta malissimo. Andiamo avanti. Sarà spaventato anche il nostro uomo in studio. È bellissimo quest'abito. Sì, wow. E questo è uno dei pochi casi in cui il quasi fluo va bene. Sì. Poi il nero in mezzo sembra un quadro di Kandinsky. Mondrian. Andiamo avanti. Qui? Ci state pensando? Jessica, di qualcosa ho paura quando fai questo. No. Oddio, forse non è che sta tanto male. Non però... è stato male, solamente i fianchi un po' più larghi. Sì, i fianchi un po' più pronunciati, la gonna si accorcia un pochino di più. Più rotonda, perciò sì, quello sì, più rotonda. E comunque sì. Lì, la cosa che attira l'attenzione quante... è come cambia un vestito sì. Tra una persona e un'altra. Sì, sì, è vero. Cioè, andiamo avanti. Abbiamo una carrellata meravigliosa di un look per due, dopo questo. Comunque lì in particolare il giallo sotto non aiutava. No. A lei sta bene questo abito, sì. Vi piace? Sì. Sì, a lei sta molto bene. Stile dopoguerra? Anche appena finita, non proprio dopo, proprio guerra appena conclusa. Andiamo avanti? Malissimo. Cos'è? Gilberto, che ci fai? Scherzo. Cos'è? Le sta malissimo, anche poi l'abbinamento con quelle calze, con quelle scarpe. E quello che mi sorprende è che comunque è una star da red carpet. E quindi cioè, come fa? Cioè, avrà un stylist? Un personal stylist. Ma perché stylist. Le porta le scarpe? Fa pandanni con il red carpet, sì, però dalla forma del un'altra cosa, non mai mettere le scarpe rosse per il red carpet. Brava, vero? È una cosa un po' da evitare, sennò sì, perché diventa poi tutt'uno, sì. Non si capisce un po'. Vediamo dopo che cos'altro c'ha per noi. Dite qualcosa, perché fate così? Beh, sì, bello l'abito, la scarpa mi piace, va un po' a riprendere lo stile della fantasia dell'abito geometrico. Ma non mi dice niente. Questo ma tu non devi guardare se l'abito è bello oppure no, devi guardare come sta l'abito. Ok, l'abito guardiamo sta la bene. Seconda versione. Mamma mia, malissimo. Anche stesse scarpe. Tipo, non sono uguali. Forse se le sono passate proprio. L'abito le sta comunque malissimo e penso che anche in questo caso la foto sia stata fatta dall'alto. Sia stata fatta dall'alto, ma la posa, lei non si trova a suo agio. Si vede da come ha con quelle braccia sì. E anche dal piede sinistro che sta un po' in posizione di chiusura. No, sta proprio tesa sta ragazza. Sì. Sta ragazza. E subito dopo, che altro c'è? Com'è? Yeah. Urban style. Dai. Ecco, e questo qui è il primo esempio. Secondo esempio? Questa più da tipo da... Clochard. Brava, clochard, mi veniva il termine. Bocciata. Cioè, bocciata decisamente. Avanti. Ci sta. Piace? Sì. Bella, sì. Alla gente sì. Che piace, andiamo avanti. Piace di più? Ci sta. Molto di più.
Intanto la pose è diversa. Sì, ed è molto meglio, molto più naturale. L'altra era molto costruita, molto impacciata. Naturale no, però Giulia sa che si deve creare un certo movimento ed ecco che il braccio sinistro fa l'angolo col gomito e la gamba destra va in avanti, sì, il braccio destro è più naturale, dico, per la posa di una star che sta posando davanti a un fotografo. Questo lo promuovete tutti. Questo che cos'è? Questo che abito è per andare? Per andare a fare la mondina. La mondina, anche secondo me. Mondina style. Mondina style. La seconda versione? Dio. Quasi peggio della prima, ce ne vuole. Se fosse possibile. Copritevi di riso. Copritevi di riso, è bella. Poi anche una posizione con quei piedi assurdi. Sembra quasi che non ha piedi. Sembra una giara. Sì, sì. Avanti. Sta bene l'abito. Carino. Sì, molto carino. Molto carino. E invece la versione numero due? È orrenda, sempre la solita posizione di chiusura, sì, sempre la solita posizione di chiusura del piede, e poi c'è anche quel signore sullo sfondo che sta scappando spaventato. Ciao. Io me ne vado. Non ha gradito. No, precisamente no. Vediamo che cos'altro c'è. Bellissimo quest'abito. Questo è molto Simone La Cioppo, sì, colore asimmetrico, lungo, sì, clessidra. Sì, bellissimo quest'abito. Vediamo com'è andata. Stessa cosa in versione un altro colore. Che dite? Ma Miley, Dio la benedica, non è so orribile. Cosa gli è preso. Sì. Ma... Tra il colore dei capelli, bell'abito, il trucco e l'abito sembra un po' Mortisia ossigenata. Già. Sì. Va bene. Quest'abito mi fa veramente... Questa è una tuta. Bello. Okay? Ah, è una tuta. È una tuta, un abito tuta. Andiamo avanti, la seconda versione. Orribile. Orribile. Il bianco è una cosa abbastanza delicata. Sì, non è per tutti. Non è per tutti. Lei chi è? Non Janet vedo. Jackson, mi pare. Ed è prima indossava quel bell'abito verde di velluto. Ah, stavo molto. Lei è sempre lei. Due perle. Perché lei è molto appariscente e poi ha questo continuo dimagrire e ingrassare che la porta, insomma. Quindi avrà anche tante smagliature, immagino. Ma non approfondiamo. Andiamo avanti. Siamo sul post pranzo. Questo non è vi fa impazzire? No, perché comunque copre un po' le forme, sembra appunto un tubo. Tra l'altro lo sfondo non è il migliore per questa foto. No, infatti. E la seconda versione? Era meglio la prima. Addirittura. È l'unica cosa è quella spallina scesa. No. Un po' trascurata. Sì. Sì, forse sì. Non è finita, dai. Orrenda. No, che gli vogliamo dire? Dai, cioè questo abito ha fatto la storia. Oh. Sì, ma non mi piace addosso a lei con quella posa, con quella gamba che si intravede così. Quest'abito ha fatto la storia, e l'ha detta giusta la Peacock, perché quest'abito è del 90 qualcosa. Del 92, 93. Guardate che succede pochi anni fa. Chi è? Belen? No, Belen. Dove la vedi Belen? Chi è? Jessica. Belen è incinta tra l'altro, quindi non si può. Però vabbè, dico prima. Vabbè, l'abito le sta meglio questa. Però quest'abito ha fatto praticamente 20 anni di armadio e poi se l'è messo. Cioè, quello che ti dicevo, l'abito che è in due epoche diverse viene indossato da due star diverse. Diverse, sì. Io lo trovo molto bello, particolare, da Jessica Rabbit, quello che è. A me piace. A lei sta meglio. Ovviamente se tu hai una forma esile non è volgare, nel momento in cui sei piena di rotondità più, ti metti una cosa del genere, non è... Sì, no? Decisamente. Quello più o meno è il problema. Questo è bellissimo. Bellissimo quest'abito. Che gli vogliamo dire a quest'abito? Bellissimo. È bellissimo. L'abito è comunque anche a lei le sta molto bene. Numero due? Bellissimo. Beh, bellissimo. Questo è uno di quei casi in cui bellissimo. Però è bruttissimo il fatto di avere lo stesso abito per due star, è comunque bruttissimo. Ci sono stati dei casi in cui in particolare l'abito che dovevano indossare ha avuto qualche problema e hanno sostituito all'ultimo momento. Non è una cosa tanto... Per esempio Annette e gli ultimi Oscar. Brava, l'abbiamo detto. L'avevi detto quello proprio bianco? Tu. Sì. Aveva un vestito molto... Fatto su misura, proprio molto per simile ad altre due star.
e ha sostituito cambiando completamente lo stile, scegliendo un Prada proprio monacale, semplice. Poteva tranquillamente chiamarmi. E così ha perso un sacco di visibilità, anche perché avendo vinto lei l'Oscar, sì, l'attenzione sarebbe comunque andata a lei e lei e non avrebbe comunque l'attenzione è andata a quella che si è schiantata dalle scale. Sì, a quella scale. Che è caduta, comunque con l'abito sì. Con quel Dior chiuso, bellissimo. Bellissimo quell'abito. Quando prima impari a camminarci sì. E poi te lo metti. Per esempio, c'era qualche altra foto? Non so, regia, io non le ho con... No, erano la metà di 1000, perciò l'abbiamo usata, sì, una cosa incredibile. Nella seconda parte poi abbiamo anche un salto nel retro? Facciamo un po' vintage la seconda parte? Jessica, ci anticipi solo l'argomento, non dire qualcosa. Il mio? Sì. Allora, per quello che ho preparato io per questa puntata di Bistro 2.0 parleremo di fashion icon e basta. Simone, le tue icone preferite, perché poi ovviamente ognuna ha le sue, poi da lì ti ispiri anche. Tu ti ho detto che io non posso fare bonifici oltre una certa cifra. Poi comunque uno il complimento. Notavo che oggi hai un trucco fantastico. Oggi ho un trucco fantastico, sì, non per merito mio. Hai degli occhi meravigliosi più del solito. Ecco, perché oggi io mi ero innamorata di un trucco che Giulia aveva realizzato su qualcuno o su di te, mica mi ricordo, la prima volta. La prima volta su di me. Su di me, su Anastasia, sì. Perciò, siccome insomma uno ci prova, però poi c'è un limite a tutto, Giulia ha detto: guarda, ti posso fare io quella cosa. Gli occhi da gatta oggi. Ed è praticamente, non so se da lì lo vedi Jessica, l'eyeliner che parte dall'interno dell'occhio, fa l'angolo interno e poi fa l'angolo esterno. Cioè parte un po' prima e finisce un po' dopo. Perché è proprio chiuso. Adesso regia, ci proviamo a farlo vedere. Però questa è una cosa più complicata. Comunque è il disegnare l'occhio dall'interno all'esterno e fuori e di nuovo rientra. E non è il semplice eyeliner che è una riga ondulata. Lì non è facile perché insomma anche il tratto si vede nel caso in cui ne fai una parte più larga o una più stretta. E lei è riuscita in questa opera titanica. Però devi anche avere l'occhio giusto per farlo, perché non si può fare su tutti gli occhi. Io ringrazio e ripeto sempre quella storia. Una settimana, altrimenti non arrivo. Dunque, adesso noi ci separiamo per un po' di pubblicità e prepariamo la seconda parte, tutta in stile vintage, già fra poco. Eccoci qua la seconda parte di Bistro 2.0. Avevo detto seconda parte vintage perché adesso capite perché. Allora, tra le icone, insomma, poi che hanno rivoluzionato il mondo della moda, ce n'è stata una in particolare che ha fatto parlare perché fu la prima top model assolutamente magra della storia. Chi vi viene in mente? La prima? Vabbè, io lo so, quindi non lo posso dire. Lo suggerisci? No. Beh, io insomma ricordo che la prima magrissima con capelli corti. Prima, molto prima. Quelle erano negli anni 90, gli anni 60. Non ero nato, evidentemente. Si chiama Twiggy. Ah, Twiggy, come i cagnolini. Twiggy, allora vediamo, ci dovremo avere le foto. Qual è stato il pensiero? Il fatto che quest'anno molte sfilate si sono ispirate a questo stile qua, in particolare a quello di Twiggy. Adesso vedrete delle foto dove tra lei è riconoscibile per capelli, taglio di capelli, è ovviamente fisico. Ma anche per il trucco. Trucco. Poi da lì sono partite tantissime mode, io credo anche Mina qualcosa abbia ripreso nel trucco nei capelli. E le passerelle si sono ispirate a lei quest'anno. Questo è un anni 60, parliamo, no? Ed è la nascita delle minigonne. Sì, la rivoluzione. Di Mary Quant. Esatto. Che è colei che ha inventato la minigonna. Ed era esattamente, insomma, lei una delle prime a indossarle. Quella. Vediamo le passerelle. Che ne dite? Bellissimo. Bello. Questi sono. Bello anche l'accostamento dei colori, il giallo col bianco e poi con la scarpa rossa. L'occhiale ci sta tutto. Si vede però che è ispirata a quello trapezio, che è la forma dell'abito, i colori e anche le stampe. Poi questi occhiali molto anni 60. Sì.
Andiamo avanti, questo ne l'avevamo proposto proprio tra le sfilate che erano avvenute a Parigi, la Fayette, il centro commerciale, insomma, più famoso di Parigi. Questo è Gucci, giusto? È Louis Vuitton. Louis Vuitton, che ha fatto la passerella con le modelle che scendevano dalle scale mobili. Bellissimo. Che al posto della passerella, praticamente. Andiamo avanti, perché questa è tutta una carrellata di abiti e di scatti fotografici di Twiggy. Tutti gli anni 60, quindi. E come le passerelle, quest'anno proprio a lei hanno dedicato tanto. Andiamo avanti, eccola qua. Lei non era particolarmente alta. È stata un po' una rivoluzione sotto tutti i punti di vista, no? Che dite? Sì, che poi magari le modelle degli anni 60 non erano altissime, perché comunque la generazione che cambiano. Comunque le donne non erano altissime. Andiamo avanti. E ovviamente c'è anche, insomma, riprendere sì, però anche renderlo attuale, no? Perché certo. Ovviamente prendere proprio un abito degli anni 60... Rivisitarlo, quindi non... Perciò c'è un tocco di 2013 su sì. Una base anni 60. Sì, perfetto. In modo che, insomma, un conto è l'indossatrice che sa indossare l'abito, un conto è sì. La ragazza di tutti i giorni che compra quell'abito e poi ci si deve sentire bene dentro. Certo. Vediamo che cos'altro. Questi sono sempre scatti fatti a Twiggy. Cioè, lei bellissimo. È stata veramente un'icona negli anni sì. 60. Fa parte della rivoluzione di un'epoca in cui la moda ha cambiato completamente sia immagine sia stile, perché ovviamente fino a quel momento, insomma, c'erano le burrosità. Cioè, c'erano comunque le forme. Le clessidre. Sì. Pensiamo a Sofia Loren. Beh, che comunque lei anche sì. È un'icona di stile. Questo fa solo capire che la moda, insomma, è tutto, perché ovviamente ci sono uomini che adorano profondamente le clessidre, la donna come Sofia Loren, perciò la donna che ha insomma, la procacità, perché sono associazioni non solo del periodo, ma hanno a che fare anche con un aspetto più introspettivo, no? Sì, di ognuno, cioè chi dà più sicurezza, chi sì. È più algida e sì, quello sì. È... Dà anche più magari l'idea di donna di maternità, no? Le forme, quindi magari... Per l'uomo che aspira ad avere una famiglia. Ah, tu dici. Vediamo che cos'altro c'è. Sei arrivato lontano, io non, non avevo fatto tutti questi ragionamenti. Vediamo che cos'altro c'è stato, perché poi questo assolutamente va bene. Secondo me sia la primavera che l'estate, perché sono colori assolutamente adatti, anche materiali, no? Come sì. Peso. Vedete che lei, insomma, poi è rappresentata un po' ovunque, poi c'erano delle foto, mi sembra, anche a Fontana di Trevi, perciò è... Poi era anche comunque il periodo del tacco anche basso, quindi anche comunque le modelle non avevano questi tacchi vertiginosi che invece adesso sono molto di moda. Però guardate la delicatezza. Sì. Cioè, a parte che il bianco sì. E il nero non si può sì. Dire niente, però proprio la delicatezza delle gambe, la posa, sì, il viso che non è provocante, l'espressione sì. Non è quella della femme fatale. Beh, all'epoca non era una cosa buona essere una femme fatale, c'era appunto. Assolutamente il veto su tutto, le scollature non esistevano, sì. Perciò gonna a palloncino, la minigonna già era qualcosa che faceva urlare sì, a... Rivoluzione pura. Le donne, insomma, poi anche avere i capelli corti in quel modo. Sì, perché era più vicino al taglio di un uomo, perciò la maschietta si chiamava, perciò sì. Tu immagina, insomma, se a quella avessero aggiunto pure no? I rossetti, sguardo provocante. Poi ovviamente succedeva che la donna non doveva mai esporsi da sola, non poteva girare da sola, non poteva stare in mezzo agli uomini, perciò anche fare delle foto in quel modo lì. Eh sì, è stato comunque rivoluzionario. Pensiamo a una pubblicità qualsiasi di un profumo di oggi dove, insomma, se ne tipo vedono. Gucci Guilty che cioè, rappresenta proprio, si può dire, cioè proprio sì. Un rapporto occasionale, ma c'è cioè una sveltina in macchina, è proprio brutta quella pubblicità, eh? Scusate. Brutta assai. No, mi veniva in mente invece Dolce & Gabbana a Capri. Bellissimo, sì. Pure là, però, cioè, stiamo lì, eh? Vabbè, tutto, ormai anche la pubblicità dell'acqua minerale fa pensare a... Quindi ormai c'è comunque tutto. Perché uno è una delle sessuale. Più grandi argomentazioni di vendita. Sì, 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 perché insomma, poi tutto... Fulsato. Perché poi si ragiona un po'... Tu immagini, insomma, io ricordo uno dei miei professori di marketing disse
che la campagna di comunicazione per la 500 con le più grandi vendite della storia fu quella con il sedile ribaltabile. Certo, perché poi tutto... Dice, voi potete vederla come vi pare, ma una delle più grandi argomentazioni di vendita è proprio quella. Certo. Perciò comunque ai tempi si usava tutto un non dire, lasciar pensare. Oggi si è arrivati a un punto dove all'immaginazione veramente poco. Sì, no, per nulla. Infatti mi ricordo che la pubblicità di Dolce & Gabbana finiva con un urlo di cut e toglievano l'immagine. Sì. Però, oppure non so se vi ricordate quella bellissima con Letizia Castà e con il ragazzo che la guardava con il polipo che aveva pescato con le mani in acqua. Sì, sempre. Sì. Poi loro sempre in Sicilia le girano, insomma ci tengono molto al territorio. Però c'era anche la Maria Grazia Cucinotta. Sì. Lei fece, mi pare, no, anche Lorena Fortesa per le Superga, che faceva la processione dove lei tutte a piedi scalzi aveva le Superga. Però insomma ognuno usa uno stile che rimanda sempre insomma alla donna vista come oggetto del desiderio. Sì. Quello. E anche l'uomo, però. Sì. Le ultime, anche la pubblicità di Beckham di H&M. Di H&M. Sì, appunto, sì. Però boh, cioè sexy è sexy, cioè il sexy è bello quando non è provocante, ostentato. Quando si dice un po' ma non è tutto, insomma il resto rimanda alla fantasia. Come questo giusto si chiama che sia. Bon ton. Vediamo qualche altra immagine, perché per fare un confronto qua vediamo che comunque queste tinte forti restano sempre, giusto? Sì, colori molto accesi. Andiamo avanti, facciamo una carrellata per vedere quelle che sono questo più. Questo è bellissimo. Questo è un trapezio senza le spalline. Sì. Il sotto riprende. Vedi, che ne dite? Il pantalone floreale torna. Sì, torna, perché poi queste ovviamente ai tempi c'era la carta da parati così. Infatti ogni tanto il codice sembra carta da parati, se tu sì. vedi le persone sì, ovviamente sì. Che hanno un po' di anni non l'accettano questa cosa. Vediamo come l'hanno associato, vedete, a queste stampe anche in passerella, poi tante sono state le stampe quest'anno. Mm-hmm. Però mi sembra che voi comunque non amiate tanto le stampe, eh? No, non molto. Dipende dalla stampa. Questa ti fa confusione? Questa non la indosserei. Preferisco più la stampa. Che non... Andiamo avanti con le immagini, perché pure... Ecco, questi per far vedere foto. Un servizio fotografico degli anni 60. Guardate quanto è corta la gonna. Sì. Ma poi anche una compostezza... Sì, è vero, comunque non c'è nulla che richiama al sesso, al sensuale, al sexy, è tutto molto composto, molto... Beh, sì, una compostezza cioè diversa, cioè nel senso... Sì, comunque non è nulla di spinto, no. In confronto magari ai servizi fotografici che si vedono adesso. Ai calendari. O alle immagini di Facebook sul profilo. Noi facciamo un appello per le immagini di Facebook. Noi abbiamo parlato del bon ton in rete, sì. Che fa parte, insomma, dell'etichette. Vabbè, sì, però quello è anche un modo di comunicare, no? Chi ha comunque quell'immagine su Facebook, chi va magari a chiedere poi l'amicizia perché la chiede per altro e non perché sei dolce e vuoi fare un corso di bon ton, no? Quindi è comunque un modo di comunicare. C'è anche da dire che quando ormai uno ha dato l'amicizia purtroppo è costretto a vedere pubblicazioni di foto che non vorrebbe sì, vedere. Però si può anche togliere l'amicizia. E a volte finiscono le amicizie. Perché non siamo più amici? Fatti delle domande. Sì, infatti a volte si può anche bloccare, si viene anche bloccati perché magari qualcuno rosica nel vedere i tuoi successi e quindi ti bloccano. C'è di tutto. L'avete ripreso finalmente, sì. Che bello, Simone l'ha fatto. Allora a questo punto noi andiamo dalla nostra Jessica, che questa settimana ci ha parlato di fashion icon, icone della moda, icone della bellezza. Della moda, sì. Infatti vabbè, ho preparato qualche foto per farvi vedere quelle che sono le icone della moda, quelle che si trovano per strada, non quelle che insomma... costruisce da capo a piedi Anna Wintour e compagne. La prima è Louise Rowe. Ho preparato due o tre foto per ognuna per far vedere un po' tutte. Lei è una giornalista, una conduttrice, una modella inglese, molto bella, matura anche se molto giovane, ha uno stile molto colorato ed è anche la protagonista del mio ultimo post sul blog. Le ho dedicato un post perché insomma mi piace molto il suo stile.
lei porta avanti con forza la filosofia del colore, che è quello che appunto vestendosi in maniera molto colorata, in maniera vivace, forte, estrosa, si accenda il cuore e anche la mente, e io la approvo totalmente. E questa è un'altra foto che secondo me è bellissima, perché lei dimostra che con una t-shirt, una gonna a tubino e una sciarpa si può ottenere, insomma, una classe insuperabile per me. Molto bella e molto elegante. Lei è stata un'altra protagonista di, insomma, questa mia serie di post sul blog che si chiama appunto Fashion People, ed è Miroslava Duma, un editor di Vogue Russia, o Russia, come dir si voglia. È una ragazza molto giovane, anche se insomma è già mamma, e ha tagliato ultimamente i capelli e ci piace tantissimo, uno stile eclettico, unico, anche lei usa molto, molto bene i colori e molto bene gli accessori. Questo è un altro, diciamo, un altro outfit, con un vestito, ecco, mi ha colpito molto perché è giallo e pitonato, eppure è molto bon ton. Non è aggressivo? Non è aggressivo, per nulla. Cara Delavigne, solo 20 anni, ma 20 anni di stile, lei è figlia d'arte ed è la modella, nonché, diciamo, il volto di Donna Cara New York e Burberry Portium. È molto bella, ha un viso stupendo, ma nella prossima foto, e qui c'è la novità, è una bellezza omosessuale, perché sta con Rita Ora, la ragazza che... Quella che ti piace come si veste. Ti piace tanto. Ogni volta critichiamo perché si veste. Finisce tra le peggio vestite sempre negli Stati Uniti. Però, insomma, ci fa piacere che siano felici, vivono la loro storia, sono due caratteri molto forti e... E combattiamo contro il rosso di Rita Ora, si mette tutto rosso, sì, rossetto. Cara, dagli una mano tu. E anche i capelli, sta crescita nera è bruttissima. Adesso arriviamo in Italia, nel nostro bel paese, con la rappresentazione, diciamo, vivente del fashion icon e delle fashion blogger, cioè la regina delle blogger, Chiara Ferragni. E Chiara, pensavo che dire, cioè, che se ne dica, come se ne parla, bene o male, lei comunque ha lo scettro del potere, perché si veste o la vestono, si compra vestiti o glieli regalano, è uguale, cioè l'importante è il risultato è sbalorditivo ogni volta, tant'è che insomma sta costruendo un piccolo impero sulla sua persona e sul suo stile, quindi complimenti Chiara. Questo è un altro outfit, un po' più vecchio, e questa è una foto invece molto recente che io personalmente adoro, per il bolerino con la fantasia orientale e il colbacco russo, una contaminazione di stili che mi piace molto. Alexa Chang, scusatemi. Lei è inglese, è una conduttrice e modella trentenne, mantiene uno stile, diciamo, collegiale e da brava ragazza insieme, l'abbiamo vista in una mise ufficiale da red carpet vestita con un look maschile, mentre solitamente, nell'altra foto, ha uno stile, diciamo, più casual. E mantiene quella faccia da brava ragazza anche indossando cose abbastanza particolari, o comunque ha un fisico che glielo permette, perché essendo longilinea, molto esile e molto alta, non ha quelle forme, insomma, che involgariscono poi un look aggressivo. Perché guardi a me quando dici questa cosa? Non capisco. Guarda. Non lo so, ti guardo. Sono vestita da, non so, da vestale. No, non c'entra niente. Ti volevo mettere in difficoltà. E ci sei riuscita. Comunque posso dire una cosa, perché Jessica Peacock è assolutamente innamorata della Ferragni. Della Ferragni non sono tutti innamorati, anzi. La fashion blogger? Gliene dicono tante, parecchie. Voi che ne pensate? Che io preferisco sempre la Jessica Peacock come blogger. Ma zitto, me non me l'ha detto mai nessuno. Ecco, poi detto con questo slang proprio. È l'ultimo che me l'ha detto, lo sta ancora in ortopedia. Senta, invece Giulia? Non mi dice niente. Me lo frega di meno. No, perché io adesso mi sono fatta un'idea personale, e ci sono diversi blog che insomma selezionano tutto ciò che Chiara Ferragni indossa con dei commenti che
immagino che lei non legga. Tra l'altro, sulla sua pagina Facebook, e io ci sono andata perché ho messo mi piace sui suoi blog, non so quanti insulti riceve. Ah, ecco. Per i suoi outfit e cose varie. Tra l'altro, poi facciamo anche due conti. Allora, fin quando tu sei regina dell'eleganza andando in negozi da 20-30 euro, io ti posso adorare. Infatti. Quando tu hai Armani, Gucci, Saint Laurent addosso, magari qualcuno che ti dice anche come le devi abbinare e che non paghi soprattutto perché te le vanno a indossare. Io non so, Jessica, quanto questo possa sembrare così. Ma io la rispetto perché comunque sei arrivata dove è arrivata, un motivo ci sarà. Beh, e ce lo chiediamo. Ce ne possono essere anche, anche tanti di motivi non nobili, quindi... Guarda che oggi Simone è arrabbiato. Noi volendo essere delle creature ingenue e delicate e non volendo parlare male della gente, perché non sempre c'è da dire male, io definisco le persone che parlano male di Chiara Ferragni con una sola parola: rosiconi. Perché Francesca, a me piace tantissimo. Francesca, ti ha dato della rosicona? No, io non mi ci sento per il semplice fatto che sono veramente brutte alcuni outfit, perché kitsch, mette tanta di quella roba addosso. Poi probabilmente lì il problema è un altro, il fatto che magari dovendolo fare per lavoro deve indossare tot numero di marchi addosso, però diventi un albero di Natale dove sì, si mette... Sì, perché lì prenderà comunque dei soldi a provvigione. E lì poi perde completamente anche il gusto personale, perché nel momento in cui diventa una cosa commerciale sei obbligato a indossare certe cose per fare i set fotografici. A me non piacciono, non solo quello, però se tu vedi dall'inizio a oggi è diverso. Poi ovviamente con truccatore, chi ti pettina e cose va, è tutto diverso, certo, perché poi è non è, capito, non vabbè, è naturale come poteva essere quando ha iniziato. Allora normale. Se tu riesci con 150 euro a fare un outfit che può sembrare infatti un Gucci, io ti dico che sei brava, ma in quel caso lì è infatti come essere una modella, e lei è elegante per forza, perché quando va a sfilare ha dei marchi importanti addosso, la pettina, la truccano in base a quello. Non è come tu che apri l'armadio, devi riuscire a combinare al meglio sì la giornata, l'occasione, le cose. Sì. No, però comunque è partita, sì, io convengo con grazie te assolutamente, però comunque è partita dalla base, più o meno da dove sono partite tutte. Lei ovviamente ha le possibilità perché la famiglia di Chiara, cioè, sta molto bene e allora, okay, saluta, ma è una cosa in più a suo favore. È una facile cosa in più a suo favore, ma comunque facile, se è diventata un'icona fashion anche e soprattutto per gli stilisti, perché poi sono gli stilisti ad averla scelta. C'è anche comunque a dire che è stata la un prima minimo per quello. Poi chi è primo è sempre avvantaggiato rispetto agli altri mille che nascono. Cioè sì, ci sono tante cose e chi è avanguardia è avvantaggiato. Perché ovviamente viene scelto lui. Se si parla di adesso di fashion blogger, ce ne sono tantissimi, non è facile ricordarsi. Nel caso in cui sei il primo che si mette sotto a una, insomma, poi tra l'altro vedo lei frequenti la Bocconi, perciò sì, dover sostenere esami e girare il mondo mi sembra anche una cosa inconciliabile. Comunque detto sì, questo, poi appunto la famiglia benestante, l'ambiente in cui vive è tutto quanto più semplice. Cioè tu in genere per scrivere i tuoi blog, gli articoli sui blog, che fai? Esci? Vai a vedere i negozi, vai a vedere i giornali, da lì parte l'idea che vuoi realizzare qualcosa. E come fai dopo a realizzare un outfit? Te lo devi comprare, Jessica? Perciò devi cercare di conciliare le tue possibilità con quello che vorresti fare. Ma i capelli li devi pettinare tu, il trucco lo devi fare tu. Tu adesso prendiamo Jessica, la portiamo a truccare, pettinare, vestire, facciamo una foto. È diverso. Certo. È un mercato, è un'industria dietro, perciò è diverso in tutti i sensi. E il buon gusto sta nel momento in cui tu con le tue energie riesci a ottenerlo. Non sì, quando sei preparato da uno staff selezionato. Con le tue possibilità, magari. Anche perché lei lo scrive che si sveglia la mattina alle 5 perché la devono pettinare, poi la devono truccare, poverina, poi le mettono il vestito, le mettono il fotografo. Ma comunque il blog di Chiara adesso è aperto da tipo 4 anni, quindi insomma è partita da, vabbè non è partita da 0, è partita da 10, però comunque arriva da 100. Perché è stata una delle, la prima? Una delle prime. Ma lei ti ha comunque promesso di no, non mi ha promesso posto, niente, no? Io mi sembra. Chiara, ho iniziato a seguirla e sinceramente non ho... Ti piace, vabbè, poi i gusti sono gusti, no, sbagliati che no, siano. No, ma lei è molto bella, perciò qualsiasi cosa indossa le sta molto bene, no? Cioè io preferisco la Peacock, ma a prescindere. Ma io la preferisco e io vi adoro. Perché c'è più difficoltà per lei a realizzare sì, quello che fa, uscire, cercare anche vedi conoscere outfit, i negozi della tua città. Tu sì, non è infatti che chiami Valentino, mi mandi questo, chiami, facciamo cioè, uno tu shoot. Non chiami Valentino, chiami Simone Shop. Ognuno ha le sue possibilità. Però comunque sia deve mettere in moto una sì, catena sì di cose dove lei veramente va all'università e infatti veramente fa gli esami. Andrà.
brava, con quegli outfit che ha fatto in questi centri commerciali qua nella zona, sì, che erano ripresi da... Ci siamo molto divertiti. Sì. Grazie, io vi adoro per quello che state dicendo. Sarebbe stato più semplice entrare in uno store di Gucci e prendere degli abiti già abbinati, già fatti, e facevi la tua figura. Invece così... Vabbè, ognuno è bello a modo suo, sì, ok. Ci no, sta. Perché si può premiare di più. Io i complimenti incredibili li faccio a chi fa tutto da solo, per quello ti sto dicendo. Bravo, non infatti. Puoi dire niente a lei, però come fai a non aspettarti da una persona che ha a disposizione tutte quelle cose, no? Sì, sì, sì. E come anche chi magari fa un programma e poi fa tutto da sé, no? Uno a caso? Fai servizi, vogliamo far poi partire un applauso, poi presenta, poi fa tutto. E invece chi invece magari arriva lì e vuole solo presentare, dice ma io presento, invece le fa tutto, quindi onore al lavoro, sì, e alla meritocrazia. Sono un operaio, sì. Sì. Sono un ape operaio. Però vale di più di chi magari crede di essere chissà chi, invece non è nessuno. Grazie a voi. Allora, un'altra cosa importante che possiamo dire, e qua ci apri proprio un capitolo, perché apriamo questo dibattito sulle blogger, per favore. Allora, chi fa il da sé, mandare le foto degli outfit realizzati, ad esempio noto tantissime ragazze che... E su questo Giulia anche, infatti ti chiederò anche di spiegare queste tecniche che sai fare. Giulia in particolare, sono le unghie che ti ho chiesto l'altra volta, sì, e mi hai detto ecco, sì, se riusciamo a inquadrarle, io le ho chiesto ma come hai fatto, sono degli adesivi, perché se notate queste unghie da un lato hanno tutta una lavorazione, un disegno, sì, siccome spesso in profumeria si vedono proprio questi adesivi che si mettono sopra le unghie, quindi sotto magari dai una base e sopra metti quello, lei mi ha detto no, questo l'ho fatto con lo smalto, no, mi ha detto le calamite. Come lo smalto con le calamite che contiene il piombo. Quindi non capisco, che vuol dire? Niente, quelli sono smalti che comunque trovi in profumeria, sono già fatti, tu li passi e dopo 2 minuti fanno tipo una crepatura e rimane in quel modo. Però è tutto uguale la tua crepatura. È perché l'ho fatto io. Perché l'ho fatto io, cioè l'ho disegnato io così. Perciò intendo che comunque c'è molto, c'è chi si dà veramente tanto da fare nel creare delle cose veramente belle. Jessica in questo è un esponente, nel senso che lei il suo blog se lo crea da solo, si fa le foto, si scrive gli articoli, si va a cercare la perla, si fa una scorpacciata di riviste di moda, si fa la sua idea e poi va in giro. Questo lo fanno anche tantissime altre ragazze, perciò è bello vedere anche come con il fai da te si creino veramente delle ottime, ottime, ottime soluzioni. Allora vi chiediamo se avete anche voi questa abitudine, questo vezzo di cercare di creare, e poi quello è il proprio stile, a quel punto si creano delle pagine con il proprio stile. Una volta c'erano gli stilisti, facevano vedere il loro modo di vedere la moda, adesso tu lo puoi fare tra telefonini, amici che ti fanno le foto, perché poi vedi che anche Jessica quando può si fa aiutare per fare le foto, e perciò l'obiettivo è quello di togliere la macchina fotografica sempre di mano a Simone Racioppo. E allora la gente si diventa lì la matita. Esatto, la matita, pennarelli, tu sai fare, okay, gli acquarelli, tutto, e cercare di riportarlo al disegno e salvare così i suoi abiti da delle foto. Jessica ha studiato questo splendido piano di dire porto con me un fotografo amico, così le fa lui, gliele facciamo fare a lui. In realtà era un modo per non farle fare a Simone. Ho capito. Va bene, ok. Per dire però quanto è difficile anche saper fare le foto. Immaginate, chi si fa la foto da solo lo riconoscete, perché più di qua non arriva a fare la foto, perché il braccio dopo un po' finisce. Vabbè. Perciò vedete sempre queste foto, no, così. E Jessica invece si riesce ad attrezzare, poi c'ha uno staff di sorelle che la sostengono. No, io veramente devo ringraziare, vabbè adesso mi ci trovo, lo faccio, le mie sorelle perché sono le prime sostenitrici, mia madre e mia nonna perché senza di nonna loro Italia, non andrei da nessuna parte. E ovviamente le mie amiche, i miei migliori amici che mi sostengono in qualsiasi cosa faccio. Cioè io chiamo il mio amico Mirko per favore mi fai le foto? Sì. Grazie. Ringraziamolo, perché questa è la difficoltà, il fatto che comunque ecco, da solo non lo puoi fare, devi chiedere aiuto, e l'aiuto ti arriva quando hanno tempo, cioè sempre per tornare al discorso dei fashion blogger, quando hai tutto a disposizione. Da soli si riesce a fare ben poco, insomma. Dopodiché noi vediamo insomma di riuscire a creare qualche combinazione carina, qualche foto, per vedere anche un backstage di come si organizzano tutte queste cose, perché immaginate insomma che noi quando ci muoviamo per i video abbiamo chi trucca, chi pettina, gli abiti di alta moda di Simone e un'indossatrice professionista, perciò quello è un risultato. Nel momento in cui non hai tutti questi strumenti è diverso il risultato, no?
Ma infatti se mi concederai l'opportunità, la prossima volta volevo proprio portarti un esempio di come, cioè diciamo la mia Hai prima esperienza da fashion editor, ovvero come si fa un servizio di moda, come si fanno dei servizi di moda, c'è sempre un pensiero alla base. Facciamo un backstage, sì, possiamo organizzare questo per far vedere, però nel frattempo se qualcuno insomma volesse farci vedere il proprio lavoro fatto insomma con l'aiuto di chi, amici, fratelli, mamme molto generose che si mettono a disposizione, perché poi le mamme sono fantastiche, si buttano a capofitto per dare una mano. Perciò mandateci sempre sulla nostra pagina di Facebook di Bistro 2.0 in posta privata, dove preferite, con una, insomma, due righe scritte per farci capire la difficoltà, l'impegno e il risultato, così da poter far vedere chi non aiuti come deve fare, eh? Chi non sa come si guarda la luce, come si fa una foto con la giusta esposizione. Perciò date le foto di Simone e poi vi rendete conto dell'esposizione della luce. Quando vedete che siete solo metà viso, vedete che non era giusta l'esposizione della foto. Quando non si vedono i piedi della modella, la foto era sbagliata, perché probabilmente se si vede la televisione fianco alla modella intera sarebbe stata più carina. Oppure quando ha la testa molto grande, le gambe molto corte, la foto è fatta dall'alto. Vero Simone? È vero, sì, io non farò mai il fotografo nella mia vita. Tu disegni, tu realizzi, tu crei, perché tu ti sei imbattuta mai in cose orrende che ti hanno fotografato in maniera che tu dici che cosa hai fatto? Sì. Sembrava alta 1,30 m. Macrocefala, con una enorme, testa così. Sì. Jessica? Sì, beh, tante pure tu volte quando fai le foto da sola ti gestisci, la guardi. Io mi gestisco più o meno, ma le foto più brutte, lo dico, me le hanno fatte i fotografi in discoteca. Non cioè proprio vero. Escono degli scempi che io dico cavolo. Posso dire che sono foto fatte al buio con le luci interne, perciò vengono tutti sì, diversi. Sì, ma esco con, cioè quando ti vedi con le occhiaie nere che sembra che chissà quale pasticca strana ti sei presa, no, cioè no, almeno non ti far pagare per quello che hai fatto. Dai, le foto più brutte, quelle della carta d'identità e della patente. Sempre, no, quella è un must. Sempre. Io invece no, ho la foto della carta d'identità che è fantastica. Una volta si ritoccavano coi pennelli le foto. Io con Photoshop. Bravo, ah, vedi? Vedi che si attrezza, sembra che con la tecnologia ci faccia pugni, invece c'è là tutto il suo staff. Allora noi aspettiamo le vostre foto, insomma i vostri backstage anche fatti con il telefono, mandateci due righe per vedere e noi cerchiamo di farvi vedere il backstage della realizzazione di un servizio fotografico e anche delle nostre riprese, però dobbiamo capire come fare, perché se fai le riprese al resto e fartele a te dobbiamo capire. È difficile. A specchio. Proveremo a fare anche questo. Perciò noi ringraziamo, dimmi. Volevo ricordare i due appuntamenti delle sfilate del 19 a Villa Lanfaloni e il 27 all'Arca. Ripetiamo però, il 19 dove si svolge, a che ora? A Villa Lanfaloni alle 22. Dove si trova? Io non lo so. È a Montesilvano Colle, vero Jessica? Sì. Sa dov'è? Sì. Sì. Se volete organizzo dei pullman. Il 29 che orario ha? Il 27 alle 17.30 circa all'Arca, il pomeriggio. Ed è un sabato. Sì, e dove ci saranno le telecamere di Bistro 2.0. Ci sarà ovviamente Giulia. Giulia, sì. Insomma in passerella. Come sempre, sì. Ormai. E Jessica ovviamente come fashion blogger. Così facciamo vedere quando lei è in veste, sì, di fashion blogger. Sì. L'abbiamo visto solo su Megalò quando stava con lo sguardo proprio assorto completamente nelle uscite. Allora noi abbiamo dato insomma diversi appuntamenti, aspettiamo da parte vostra delle testimonianze del vostro lavoro, se siete appassionati di trucco, di smalti, di acconciature, di outfit, voi mandateci di abiti anche, no? Di abiti con qualche, anche qualche disegno, sì, eh? Sì, se ci, sì, volessero mandare qualche disegno di abiti, che così Simone ci dice insomma come la pensa. Sì. Da qualche consiglio, questo è interessante. Sì, sì. Allora Simone l'abbiamo ringraziato, ringraziamo Giulia Mancinelli che è grazie stata con noi e anche Jessica Peacock che vedete tutte le mattine a mattino 6 e forse quelle occhiaie ce le ha anche la mattina. Forse. Sicuramente. No, Gianni dice di no. Si trucca, beh, poi le luci a TV6, ma non bene. Sapete che lavoro di luce c'è qua. Perciò. Allora, l'appuntamento con Bistro 2.0 è per giovedì prossimo e tra poco ci vediamo con Bistro 4 Zampe. Grazie a tutti.